Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Serra e dobbiamo fare una daily. Che cosa ci dici? Che è un cazzo di casino, perché questo personaggio ha ben pochi HP. Un cuore, ok, cosa interessante. Già 5 centesimi. Qual è questa? Pestilence esplode? Non mi ricordo. No, facciamoci subito il boss, va. Dai, dai, dai. Ah, no, avvelenano. Ok. HP up, perfetto. Più trinket, no. Karma non ci piace. Anche perché è legato alle donazioni e non fare mai più. Aspetta, ti sposto. Ti sposto. Ti sposto dove? Ti sposto. Ti sposterei qua. Ok, chiave. Andiamo a vedere se qua ci dice qualcosa. Niente di che. Perfetto. Si può scendere. Potrei comprare la bomba, fare robe. Anche perché è qua probabilmente la stanza segreta. Però se c'è un cuore blu. Esattamente. Per il prossimo piano potrebbe essere interessante. Almeno il patto dovremmo assicurarcelo. E giù per il tubo. Stellar. Ok, quindi un sacco di ragni. Un sacco di ragni. Queste sono stanze facili, grazie al cielo. Bombe. Yup. Un sacco di bombe. Un sacco di bombe. È rimasto anche l'altro oggetto. Va bene. Ma bombe ne abbiamo un casino. Dovrebbe essere qua. Ero quasi convinto. Boss. Range up. Demarca ce lo prendiamo, che ci dà un bel po' di più danno. Andiamo a finire il livello. Vediamo qua che ci dice. Di che? Allora lì giustamente non ci poteva essere la stanza segreta, quindi è qua sotto probabilmente. Non è neanche qua sotto, quindi è sotto di qua. Non può essere. Non può essere qua, non può essere là, può essere solo qui a sto punto. E la stanza super segreta può essere solo. No, può essere qua o qua. Ok, perfetto. È esattamente quello che ci serviva. E a questo punto vediamo anche qua. E qua. Niente, va bene. Si scende. 4 minuti, terzo livello. Se questo livello è abbastanza veloce. Sì. Ok.
chiave buona. L'avevo abbastanza immaginato. Berkano, Two of Clubs, Berkano e una chiave energetica totalmente inutile perché ce l'abbiamo già là. Il vantaggio di farli esplodere nell'aereo. Chiavi credo ci bastino. Va bene. Non abbiamo soldi. Non ci bastano comunque. Vediamo se arriviamo a 5 almeno. Cosa ci ha dato Zodiac? Ok, un cuore blu, ce lo siamo meritati. Stanza segreta, stanza super se abbiamo visto tutto praticamente. Cuore blu. Dovremmo avere 4 cuori blu e un cuore rosso. Giù di lì. Ci ha abbassato un sacco il danno. Cos'è che ci abbassa il danno? Non lo so, però è bassissimo. Ho esplorato proprio tutto, tutto, ma penso che vada bene. Caves. Ma veramente Zodiac ci abbassa così tanto il danno? Quello è un peccato non poterci andare però. Dammi un oggetto figo. Homing bomb. No. Vediamo se Pokeball proprio no. PhD sì. Bello il tap. Bello sapere che c'è il tap più che altro. Bello sapere che esiste il tap. Qui c'è una tinted. Ok, un resistance. Va bene. C'è il restock che però dubito che ci sia particolarmente d'aiuto. Esplodi? No. Adesso? Ok. Sì. Almeno possiamo consumarlo in qualche modo.
Uno è andato. Fatto mezza cazzata, non dovevo. Dammi una batteria, eh? No, però mi serve. Come lo carico? Batterie non ce n'è. Facciamo quella stanza sperando. Potrebbe essere sotto, in realtà. Stanza del sacrificio. Santo cielo, quanto è lento. A questo punto siamo qua, facciamolo. No, qua non poteva essere. Lì ci ho già guardato. Qua non può essere. Non lo so dove può essere la stanza segreta. Qua potrebbe essere stranissimo. No, non lo so. Allora, probabilmente là nella qua. Sì. Ok, scendiamo. Tengar si spara più veloci. No, perché tanto non riuscirei. No, non riuscirei. Mani, non vedo l'ombra. Spettacolo, Pretty Fly. Dai, veloce. Veloce, veloce, non perdiamo tempo, non perdiamo tempo, non perdiamo tempo, non perdiamo tempo. Preso danno, ok. Veloce, 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 veloce. Onesto. Non ci sono tinted. Questo proprio se dobbiamo farlo lo facciamo. Un po' me l'aspettavo, eh. Cioè, ho veramente consumato la mia unica chiave. Ok. Chiave. Interessante. Tanto non posso aprirlo. Ma porco cazzo, lo so anche che fa sta roba. Cosa sto fermo? Oh, ok, si è avvelenato, quindi lo salutiamo a breve. Potrebbe. Invece no. Va bene. Qua. Interessante. Non c'ho chiavi, a meno che non me le dai tu. No, hai preferito darmi una bomba. Va bene.
E niente oggetto allora, che devo dire? Io me la sarei risparmiata quella chiave, ma non mi ha cacato. Odio. Come ci arrivo facile? Passando di qua, poi di qua, poi di qua. E infine di qua. Non ne valeva la pena fare tutto sto giro, eh? Però qualche colpo lo para, quantomeno. Tra quello e Pretty Fly, qualcosa potremo anche inventarcelo. Guarda che giro del cavolo. Che adesso ho 7, per esempio. Cazzo brutta. Sostanza brutta. Sono profondità 1. Okay. A cagare, vai. Va bene, ci siamo. Non ci abbiamo chiavi. Però abbiamo resistance. Allora, Curse of the Maids. Speriamo che non ci porti subito dalla mamma, ma che ci lasci fare qualcosa. Bello Ball of Steel. Mazza, tutte pillole della Madonna. No? Possiamo scendere tranquilli. Preso danno? No. Scureggione, scureggione. Scureggione è l'infart, ma cazzo si chiama. Il minion che scureggia. Il fratello in carne e ossa di Dry Baby. Chiavi ne ho adesso, si sa come, no? Ne ho. Arlecchin, sì. Però non ha abbastanza danno. Si può andare al boss. Anche se non so dove è la stanza segreta, ma probabilmente è qua. E se non è lì, non ho la più pallida idea. Perfetto. Mamma rossa è un dito al culo di quelli.
Tanto vale. Vale. Ma questo è il dente di cane. Quello è testa d'uovo che ci dà una KP e... ci dà una KP, vero? No, ci dà una... un cuore blu. Se magari lo usiamo, potrebbe funzionare. Farlo triggerare. Ma questo ricolpisce gli altri minion. Hai finito. Quello ancora sopravvive. Ok. Dai, The Gate, fai il tuo. Oh, sei riuscito a non uccidere Pip, sei veramente una Pip. Cioè Pip, no. Pip, no Pip. Non mi ricordo. Questo è Pip. Salve Pip. Bene. 10 di danno non è tanto, lo dico subito. Cazzo, mi è rimbalzato. Sangue. Da dove cazzo è uscito il sangue? No, vabbè. Ho preso 20 danni di sangue e non so perché. Chi è che la... Ah, loro lasciano i Gurglings, giusto. Io non ci ho pensato. Pensavo fosse... Ce la posso fare senza morire? Non lo so. Ah, se mi lascia un cuore blu, sì. Quello devo sperare che questo gli spari perché non lo vedo facile. Allora, leviamoci dal cazzo questo. Dov'è lui? Ce la puoi do far? Sì, forse sì. In teoria se sto qua, no? Un po' mi preoccupano quelle cacche. Lo dico proprio sincero. Chi è? È morte? No, morte, guerra. Essere morto. No. Pensavo fosse già nella seconda forma. Double out. Salve amico mio. Mostro 2 no?
solito rompi tanto il cazzo con mostro 2. Almeno quello se n'è andato. Mostro 2. Dov'è? Ah, non c'è più. Dai, dai. La mitra. Un altro lockup. Qua non c'erano tinted, eh? Una delle poche volte che le tinted sono assenti. Allora, no, probabilmente Ash non ce la facciamo. Solo Ash non ce la facciamo, ma mi sa che ci restiamo secchi. Mi sa che ci restiamo secchi. Grazie. Questa è cosa buona. Ok. Uno dei meno pericolosi. Se non sono un coglione io, chiaramente, uno dei meno pericolosi. Ciao. Adesso il danno è consistente. Se voglio avere una sola chance di andare contro Ash, è l'unica. Veloce, veloce. No, sì, invece. Non so che fa la corona di sangue, ma la mosca mi piace, quindi no. Prendiamo robe random che già ne abbiamo. Facile che sia di qua, però non è proprio dettissimo. Non ho abbastanza cuori, forse ho abbastanza vite, però non ho abbastanza cuori.
cazzo è il boss, porca puttana. Ce la faccio. Vai. So che cazzo ha fatto Book of Secret, ma ok. Quante monete ho? Ok, chiavi ne ho. Qua c'era un cuore blu. Ash. Allora. Posso portare due carte. Niente di che. Il dito potrebbe fare abbastanza danno inconsapevolmente. Quanto range ho? Tanto. Questo non dovrebbe. Sì, ok. No, tanto vale. Dammi un damage up. Fanculo, va bene anche un cuore, effettivamente. Ho abbastanza cuori per battere Ashe, in teoria sì. Così sono quasi incolpibile. Il problema sarà fare i nuovi tentativi con una vita sola. Un po' il danno. È velocizzato sto combattimento, o non sono più abituato io. Mi sta parando i colpi il ciccione, eh? Questo. This ciccione. Devo capire quanti HP hanno, perché non è vero che sono immortali, hanno solo più HP e vanno a decrescere col tempo. Ste mosche. Ah, mezza vita te l'abbiamo tolto. Quando inizierai a fare il tuo simpatico balletto? Forse non lo fai? Davanti, ok. Finché le spari in quella direzione a me va bene. Caga i due minion, no? Dove la sta a fa? Riesco a averlo dietro? Adesso davanti. E basta. Sta ancora bene. Madonna, quanto si scivola su sti robbi. Facciamolo. Pure evita di prendere altri danni. Riesco a. Ok, fa colpi tutti, sì. Muori. Grazie. No damage. A me va benissimo no damage,
andiamo da Isaac. Qua ci piacerebbe un sacco avere la mappa, per esempio. L'ho piazzata senza volere, ma volevo piazzarla. Quindi mi è andato a infarto il cervello velocissimamente. Poteva. Ah, io questo vorrei donargli quei 30 centesimi, ma vorrei evitare di morire. Vai. Dammi un HP, maledetto. O la mappa. Dammi la mappa, dammi la mappa. Va bene? A me va benissimo. Ma te dovrei asfaltarti in teoria. Abbastanza. Vediamo che con 17 di danno ti si asfalta veloce. Più di tanto, un pochino è un problema. Mamma mia, se mi dai anche le ossa, potrei provarci. Folle totale, no? Potrei provarci. Se cago abbastanza cuori blu. Ah, stupido. Chi è? No, sempre lui. Vieni. Sciolti. No, no, preferisco quello. Lì poteva esserci la stanza segreta, vero? E invece no. Sanguisughe esplosive, yeah! Vedevo l'ora. Abbiamo visto quasi tutto il livello. Poi ci provo a fare quella roba, però. Ho 10 cuori, che sono pochi per fare sta cosa. Però ho altre X vite. Ogni tanto lancio una lametta che fa 35 volte il danno, no, fa 4 volte il danno, una cosa del genere. In realtà si sì, potevo dargli, vabbè. Non ho visto Tinted, non mi basteranno mai i cuori. Scusate. Piggy Bank. Guardate quanto il punteggio come va giù, eh? No, ve lo faccio notare così. Cuori. Allora non so mica se funziona. Cuori. Già, giusto. E adesso non posso più teletrasportarmi, quindi. Aspetta, no. Sì, mi sono teletrasportato.
Funziona, era una cosa che volevo provare. Che è successo? Hello? Come avete visto, è crashato tutto e quindi ha deciso bene di, giustamente essendo una challenge non si può riprendere, va fatta in tornata unica e quindi niente, ci sono rimasto di merda, ha chiuso tutto e non mi ha dato neanche punteggio, come avete visto era sui 34.000 all'incirca il punteggio, a quel punto più avrei avuto tutti i bonus di exploration, quindi insomma intorno ai 40 qualcosa mila ci sarei arrivato, probabilmente in top 1000, vabbè. Niente, questo è quanto. Mi dispiace per non aver finito il video, avrei voluto, ma è crashato malamente e se succede in una challenge il problema è che non può essere terminata, ultimata. Ciao a tutti, ragazzi!